Let's go bitches e benvenuti a questo video su Black Ops 3. Sono tornato, eccoci qui con questo primo gameplay e subito sono voluto partire con classi overpower. Ma prima di iniziare con questa classe di cui avete già letto comunque il nome, voglio parlarvi di una cosa. Oggi volevo mettere due classi, ma voglio vedere prima una cosa. Dato che voglio vedere se siamo tornati tutti qui sul canale a vedere video eccetera eccetera, voglio fare un gioco con voi. Tipo no, a parte gli scherzi, quello che voglio fare, quello che voglio dirvi è questo. Allora, se raggiungeremo 650 like oggi, pubblicherò proprio oggi il secondo video della seconda arma su come iniziare il gioco, cioè la seconda arma migliore per poter comunque giocare a Black Ops 3, cioè i migliori attachment da usare su quell'arma, i migliori perk da usare in combo, eccetera eccetera, come proprio per questa classe che è l'XR2, un fucile d'assalto. Quindi mi raccomando, spolliciate come pazzi e passatelo ai vostri amici. Allora, parliamo subito dell'XR2. L'XR2 è un fucile d'assalto con raffiche automatiche da 3 colpi. Le raffiche sono automatiche, vi basta tenere premuto il grilletto. Il radio di fuoco è molto basso per quest'arma, ma ha un danno veramente elevato, a volte one bomba. L'unico problema di quest'arma è ovviamente il rinculo, che è molto elevato, ma si può ovviamente ovviare a questo problema attraverso il calcio anteriore, cioè il rinculo ridotto quando si usa il mirino. Allo stesso tempo si può utilizzare con quest'arma un calcio regolabile, che secondo me sugli AR è sempre buono, è stato patchato qui sulla versione finale del gioco come è stato chiesto, è un pochino più veloce rispetto alla beta, quindi secondo me è ottimo. Non serve estrazione rapida, in questo gioco alla fine è già abbastanza veloce di per sé, quindi vi basterà imparare a mirare e i colpi andranno tutti dritti. Poi tra l'altro, quando giocate senza estrazione rapida, avete più automira durante la fase tra il non mirare, cioè tra l'hipfire e il mirare, quindi consiglio questa cosa. Oltre a questo utilizzo il mirino Botry, che è un mirino secondo me molto simpatico da usare, che si colora tutto di rosso quando avete un nemico nell'area. E niente, ovviamente un altro mirino buono è l'Ole, ma sinceramente il mio consiglio è di utilizzare il Botry se non lo avete, se no il Reflex normalmente. Per quanto riguarda le granate, io utilizzo solamente una EMP perché la trovo utile per sapere dove sono i nemici attraverso i muri, per levargli la minimappa, specialmente magari se c'è una persona con Vision Pulse che quindi vive attraverso i muri. Utilizzo su questa classe antischegge per resistere ovviamente alle granate, che sono fortissime, poi overclock per ottenere più rapidamente l'arma o l'abilità del tuo specialista, fortissimo. Poi utilizzo prestigiatore, che secondo me questo è un perk fondamentale perché vi permette di scambiare le armi più velocemente e di mirare più velocemente dopo lo scatto, cioè mentre siete in corsa. Allo stesso tempo utilizzo profuzione furtiva perché non mi piace essere visto sul radar, anche se diciamo è quasi impercettibile. Preferisco utilizzare propulsione furtiva in modo che così posso fare quello che voglio, e tra l'altro i propulsori sono silenziati, quindi posso muovermi senza farmi vedere. Se avete visto comunque il gameplay di sottofondo, avete visto che danni fa quest'arma, avete visto quanto è precisa, avete visto comunque che è ottima da usare per l'inizio del gioco, quindi io vi consiglio quest'arma. E ricordate, a 650 like rivelerò la seconda arma. Io vi saluto, let's go bitches, ci vediamo oggi pomeriggio nello streaming, let's go!